Nell'ultima seduta dell'anno, i consiglieri hanno allungato lo sguardo verso il 2021. Ecco quindi una lista di priorità. Al primo posto gli investimenti, a seguire la necessità di sconfiggere una volta per tutte il virus. Discussione in consiglio sulla tranvia. Al centro il finanziamento in manovra per il prolungamento della rete. Galli della Lega. Almeno si apre un dibattito, ma già nei ribatti. Miglioria fondamentale. In commissione sanità sarà avviata un'indagine conoscitiva sulla cooperativa Serimper. La vicenda è già sotto la lente di ingrandimento della magistratura e finora ci sono stati 8 arresti. Torselli di Fratelli d'Italia. Chiarire quanto prima il ruolo della politica. Il 2021 ha appena fatto capolino. Il Consiglio regionale farà il debutto annuale il 12 dicembre, ma prima di salutare l'anno, i consiglieri hanno stilato una lista di priorità per il futuro a breve termine. La parola più ricorrente è stata investimenti. A chiederli uno schieramento bipartisan, consapevole che sebbene l'emergenza sanitaria non sia argomento del passato, la crisi economica è altrettanto pressante. Perciò non c'è tempo da perdere. L'obiettivo è di ritornare a correre il prima possibile e ne abbiamo tutte le possibilità, ha dichiarato Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD. Per Elisa Montemagni, investire significa soprattutto guardare a quelle categorie che sono rimaste escluse dai ristori. Nessuno va lasciato indietro perché c'è il rischio concreto che in tanti non riaprano le loro attività, ha affermato la capogruppo della Lega. Marco Stella, invece, si è concentrato sulla tipologia di investimenti. Le risorse devono arrivare quanto prima, ma è importante che siano a fondo perduto. A marzo ci sarà di nuovo il via libera ai licenziamenti. Occorre fare presto, ha concluso il consigliere di Forza Italia. La priorità ancora deve essere quella di lavorare e investire per la tutela della salute, per l'uscita dall'emergenza sanitaria, quindi riqualificare la nostra rete ospedaliera, rafforzare i servizi territoriali e l'integrazione sociale e sanitaria e poi gli investimenti in infrastrutture e il sostegno alle nostre imprese, sia attraverso i ristori, anche con attenzione a quei settori e a quelle aziende che fino ad oggi hanno avuto meno attenzione da parte del governo centrale, ma poi anche e soprattutto creando le basi e le condizioni per una ripartenza, perché noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare ad una Toscana che riprende possibilmente a correre il prima possibile. Ne abbiamo tutte le caratteristiche e abbiamo anche la volontà come regione e come enti pubblici, spero nel suo complesso, di dare quel supporto, di creare quella cornice anche attraverso politiche di sburocratizzazione perché il sistema economico possa riprendere a produrre e dare occupazione. Le priorità ovviamente rimangono quelle dell'economia, soprattutto legate a questo brutto periodo che noi tutti abbiamo vissuto. Abbiamo ovviamente una grande pletora purtroppo di persone che non hanno ricevuto niente dai decreti ristori, che sono rimaste escluse, che hanno bisogno di sostegno. Abbiamo da progettare una Toscana che purtroppo sappiamo sarà diversa dopo la pandemia, come sarà diversa probabilmente tutta l'economia nazionale se non mondiale. Dobbiamo lavorare velocemente perché ogni giorno di lavoro perso per molti dei nostri cittadini può significare non riaprire il proprio negozio, può significare la morte del nostro comparto artigianale che è fondamentale e soprattutto voglio ricordare che la Toscana ha prodotti di qualità, dall'enogastronomico al commerciale, al tessile, abbiamo 3 distretti fondamentali che vanno salvaguardati e supportati adeguatamente e abbiamo da pensare a questo, fosse anche che si deve fare le notti per cercare di trovare soluzioni. Ora è indispensabile farle, perché ne va della sopravvivenza proprio di tutto il tessuto sociale. Grande investimento di sostegno alle nostre imprese, perché questo è quello che noi dobbiamo fare.
Dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico che abbiamo, fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti, cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica, e che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto, perché quel tessuto commerciale e artigiano è il tessuto che ci potrà servire per ripartire. Se non capiamo questo, vivremo una crisi senza precedenti, perché andremo ad avere a marzo, purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti e quindi ci sarà la possibilità di licenziare, non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i lavoratori e quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte perché lo Stato non ha più soldi. L'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali, e questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure. La prima è il fondo perduto, dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo. Chissà se in futuro questo dibattito avrà una fine. Per il momento sembra lontana, perché ogni volta che si parla di tranvia la polemica riesplode. A innescarla in questa occasione è stata la Lega, che nel corso del Consiglio sulla manovra finanziaria 2021-2023 ha presentato un ordine del giorno in merito, poi bocciato. La Giunta ha predisposto per il biennio 2021-2022 contributi straordinari per la progettazione dell'estensione della rete verso la Piana Fiorentina e 100.000 euro nel 2021 per lo studio di fattibilità del prolungamento della linea 1 verso l'ospedale Meyer. Come ha sottolineato il presidente regionale Eugenio Giani, l'arricchimento del trasporto pubblico verso una delle aree più produttive della città metropolitana è un'opportunità sia dal punto di vista ambientale che per la viabilità. A dar manforte al governatore è intervenuto Cristiano Benucci del PD, che ha riportato la sua esperienza come amministratore di Scandicci, ricordando come attorno alla fermata della tranvia sia nato un luogo vitale sia per il pubblico che per il privato. È stata l'occasione, queste giornate di dibattito, per focalizzare le posizioni a fronte di una strategia da parte del governo della regione, che io interpreto e su cui sono molto convinto, di sostenere economicamente la tranvia, che sicuramente avrà la prossima linea già finanziata e la regione ci si impegna con 80 milioni, quella verso Bagnaripoli, ma che ha posto come linea strategica quella di collegare come trasporto pubblico la Piana Fiorentina e Pratese alla città. Quindi le tre linee, la Peretola Pecci da appunto Firenze a Prato, la linea verso Sesto e le due linee verso Campi Bisenzio, che finalmente colmino il gap, il ritardo che vede oggi solo traffico privato in quella che è un'area che coinvolge più di 1 milione di abitanti, è l'area centrale da un punto di vista di densità abitativa, di densità delle attività di produzione della città. Tentativo del centrodestra con un ordine del giorno di richiamare a processi partecipativi che sono sostanzialmente ostruzionistici, io l'ho rimandato al mittente, perché credo invece che col trasporto rapido di massa garantito dalla tranvia noi garantiamo nella cura del ferro una possibilità di migliori condizioni ambientali, di abbattimento dell'inquinamento e contemporaneamente più efficienza, perché ormai gli addensamenti che si creano, pensate quando si arriva la mattina a Peretola ci sono 4-5 km di fila, devono essere superati proprio da una sinergia fra il trasporto pubblico e il trasporto privato. Il tema delle infrastrutture, degli investimenti che con la discussione di questi due giorni sulla legge di bilancio abbiamo affrontato, è un tema che è prioritario e di grande importanza immediatamente dopo quello sanitario per la ripresa e la resilienza della nostra regione. Il tema delle infrastrutture appunto prevede un investimento importante, più di 700 milioni di euro. La metà sicuramente va al sistema delle tranvie sull'area metropolitana. Noi ribadiamo convintamente che è un sistema di trasporto pubblico che è ambientalmente compatibile, che consente una rigenerazione urbana dei territori lungo i quali le nuove tranvie andranno ad insistere, in particolare per quanto riguarda la Piana Fiorentina. E porto l'esempio da amministratore e dirigente politico del Comune di Scandicci in tutti questi anni dell'esperienza che ci ha visto protagonisti con l'avvento della linea 1.
L'opposizione, come detto, ha avuto nella Lega l'antagonista principale. Il consigliere Giovanni Galli si è lamentato delle eccessive risorse destinate all'area fiorentina rispetto al resto della Toscana, invocando un dibattito pubblico per la gestione e ricordando la sua contrarietà al progetto della tranvia già nel lontano 2009, al tempo della sua candidatura a sindaco di Firenze. Dal lontano 2009, quando ho corso per la candidatura a sindaco di Firenze, sono sempre stato contrario a questo progetto perché lo vedevo molto invasivo sulla città di Firenze, che la città di Firenze non avesse la struttura adatta per poter ricevere un impatto del genere a livello strutturale. Detto questo, adesso in regione stiamo avendo una visione diversa, quella che sarà addirittura sono stati inseriti 750 milioni di euro da parte della Giunta nel contributo che è stato dato appunto dalla Giunta stessa al governo Conte per accedere ai fondi che arriveranno attraverso Next Generation e vario. Allora, già inserire 750 milioni di euro su i 12 miliardi che dovrebbero arrivare a Firenze e dei quali 1,3 miliardi vanno nelle infrastrutture su tutta la Toscana, 750 milioni di euro esclusivamente su un intervento sul capoluogo della Toscana mi sembrava eccessivo, perché credo che tutta la Toscana abbia bisogno di accedere a quel fondo, tutta la Toscana abbia bisogno di essere collegata fra di sé, e mi sembrava che già questo fosse un investimento molto importante. Ma ormai è stato realizzato, sono in fase di progettazione le prossime linee. Che cosa chiediamo? Chiediamo un dibattito pubblico. La Commissione Sanità avvierà un'indagine conoscitiva su Serimper, la cooperativa di massa al centro di un caso giudiziario per corruzione e traffico di influenze illecite che ha portato all'arresto di 8 persone, è stato oggetto di un acceso dibattito nel corso dell'ultimo Consiglio regionale. Dopo l'intervento dell'assessore Serena Spinelli, che ha ricordato come a inizio dicembre sia partita la ricognizione da parte della Regione nelle 12 strutture interessate, i consiglieri di volta in volta hanno preso posizione. Per Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità, il nostro lavoro non deve interferire con quello dei magistrati, ma sono d'accordo sull'indagine. Parole ribadite da Stefano Scaramelli di Italia Viva, che si è augurato di far luce sull'accaduto. Intanto l'assessore Spinelli ha illustrato in maniera perfetta quelle che sono le azioni che la Giunta ha intrapreso immediatamente insieme alla Procura, ai Comuni e a tutti gli organi competenti. E quindi abbiamo già evidenziato nella comunicazione come sono state svolte tutte quelle azioni che si potevano svolgere sia per controllare sia per migliorare il sistema. Detto questo, ovviamente noi siamo assolutamente d'accordo a svolgere un'indagine conoscitiva senza interferire con l'azione della Procura della Repubblica, ma che permetta di rivalutare per bene se nel sistema di accreditamento e di controllo ci sono degli elementi che possono essere migliorati. Quindi noi siamo perfettamente d'accordo e anche come Presidente di Commissione, appena possibile, daremo avvio a questi lavori. Noi votiamo a favore di un'indagine conoscitiva. È corretto che la Commissione Sanità e il Consiglio regionale vadano a verificare qual è stato il ruolo della Regione e quello degli enti locali rispetto a una questione delicata, della quale serve massima riservatezza rispetto al lavoro che sta facendo la magistratura. Personalmente, da Presidente di Commissione, ho guidato indagini conoscitive ed è uno strumento importante che può fare luce e chiarezza su alcuni aspetti. Questi interventi hanno trovato la piena accoglienza delle minoranze, che con la mozione firmata da Elisa Montemagni della Lega hanno di fatto dato avvio all'indagine. Tra coloro che hanno preso la parola anche Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia, che ha evidenziato come nella vicenda siano almeno 3 gli aspetti da chiarire, e tra questi capire soprattutto il ruolo della politica. Chiede che, siccome è stata chiamata in causa la politica direttamente con nomi e cognomi di personaggi politici, chiede 3 cose. La prima: che chi ha avuto contatti diretti con queste strutture gestite da queste cooperative ci racconti cosa ha visto, se si è accorto di qualcosa oppure no. La seconda: se chi ha definito
il modo in cui Serimper lavorava, un sistema di eccellenza da esportare in tutta la regione, farne un modello della collaborazione tra il socio assistenziale pubblico e il socio assistenziale privato, lo pensa ancora? Mi auguro di no, ma se non lo pensa più, perché lo ha pensato? Cosa ha visto? Cosa ha conosciuto per dire e fare quel tipo di affermazione? La terza, se quello che questi personaggi hanno chiesto alla politica, perché questi, da quello che leggo sulla stampa, chiedevano alla politica, dicendo che la politica era quasi nelle loro mani, hanno veramente ottenuto quello che hanno chiesto o meno alla politica.